Ciao ragazzi, sono io TBlackGame e bentornati a questo mio nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di alcuni pacchetti che hanno aggiunto esattamente questa notte per Black Ops 2, attualmente solamente su Xbox. Questi pacchetti conterranno delle mimetiche e dei puntatori per le nostre armi. Andiamo a vedere di preciso che cosa conterranno. Prima di fare ciò voglio mostrarvi, annunciarvi che hanno aggiunto Nuketown 2025 gratis per chiunque, attualmente solo su Xbox. E vediamo un po' il primo pacchetto che hanno aggiunto, dal costo di 160 Microsoft Points, più o meno 2 euro. Il primo pacchetto, chiamato pacchetto slot extra, ci consentirà di avere di poter creare fino a 20 emblemi, di avere 32 slot per la nostra carta giocatore e 40 slot per le nostre immagini, ma soprattutto ci consentirà di avere 10 classi in più, non 10 armi nuove, ma 10 classi in più da creare. Naturalmente all'inizio ne abbiamo 5, ne possiamo sbloccare altre 5 con i punti slot, crea una classe extra, e poi con questo pacchetto ne avremo ulteriori 10, dal costo di 160 Microsoft Points, solamente su Xbox per ora, più avanti verrà aggiunto anche su PlayStation 3. E il secondo pacchetto, il secondo tipo di pacchetti, pacchetti biglietto da visita, ciascuno dal costo di 80 Microsoft Points, che sono più o meno 1 euro, e abbiamo ciascuno di questi pacchetti conterrà dei biglietti da visita, o meglio dei titoli per la nostra carta giocatore. Si dividono in base ai continenti, in ciascun continente avremo tutte le bandiere di ciascuno stato. Abbiamo il pacchetto Nord America, il pacchetto Sud America, il pacchetto Africa, il pacchetto Europa e l'Asia Pacifico, il pacchetto Asia e Oceano Pacifico. E poi sempre nel negozio vediamo che hanno aggiunto pacchetti personalizzati. Ciascuno di questi pacchetti conterrà una mimetica e 3 reticoli. Adesso vi spiegherò meglio. Ogni pacchetto costerà 160 Microsoft Points, ossia 2 euro. Avremo fino a 9 pacchetti e ciascun pacchetto conterrà una mimetica che potremo applicare su qualsiasi delle nostre armi e 3 puntatori, 3 reticoli per i nostri mirini Reflex, ACOG e Otech. Il pacchetto Jungle, il primo Jungle Warfare Pack, poi abbiamo il pacchetto Benjamin's Pack, il pacchetto Soldi, il pacchetto Dia de Muertos Pack, poi abbiamo il pacchetto Graffiti Pack, successivamente abbiamo il pacchetto Kawaii Pack, ispirato un po' all'arte giapponese, poi abbiamo il pacchetto Party Rock, il Party Rock Pack, ispirato al pop anni 80, poi abbiamo il pacchetto Zombies Pack, ispirato agli zombies, della modetta Zombies, che anche questo conterrà una mimetica e 3 reticoli, poi abbiamo il pacchetto Viper Pack, ispirato a un serpente, in questo caso a Viper, poi abbiamo il pacchetto Bacon Pack, ispirato rappresentante bacon, ossia pancetta. Questo pacchetto è una figata, vabbè, poi ognuno valuterà se comprarlo o no. Andiamo a vedere di preciso cosa conterrà ciascun pacchetto. Innanzitutto, oltre a contenere, una mimetica e 3 reticoli, conterrà anche un biglietto da visita, e i biglietti da visita sono questi: abbiamo un biglietto da visita al titolo Jungla, quello Soldi per quanto riguarda il Benjamin Spack, poi abbiamo il titolo Dio de Muertos, quello Graffiti, quello Kawaii, quello che vedete in questo momento, poi abbiamo il pacchetto Party Rock, il pacchetto Zombie e il pacchetto Vipera, e infine abbiamo il pacchetto Bacon, quest'ultimo molto particolare, e poi abbiamo tutte le altre bandiere di ciascuno stato, che vi mostrerò verso fine video. Andiamo adesso a vedere le mimetiche di ciascun pacchetto. Per quanto riguarda il pacchetto Jungle Warfare, abbiamo la mimetica Jungla, la mimetica Soldi per il pacchetto Benjamin, per il pacchetto Dia de Muertos abbiamo la mimetica omonima, Dia de Muertos, poi abbiamo la mimetica Graffiti, la mimetica Kawaii, che questo qui mi piace molto, non pensate che sia frocio, però è abbastanza figa come mimetica. Poi abbiamo la mimetica Party Rock, la mimetica Zombies, anche questa qui è stupenda, la mimetica Vipera e la mimetica Bacon, che con questa qui è assurda andare in giro, cioè. Voglio assolutamente vedere uno sciame da parte dell'Inside Code con questa mimetica. Ci sta, cioè deve essere fatto. Poi andiamo a vedere un po' i reticoli che hanno aggiunto. Abbiamo reticoli per il mirino Reflex, abbiamo il Milk Dot per quanto riguarda il pacchetto Jungle Warfare, poi abbiamo il puntatore Soldi, il puntatore reticolo Pepe, etichettato Winky, poi abbiamo Superstar, Splat, Squame e Oink per quanto riguarda il pacchetto, quest'ultimo, il pacchetto Bacon. Per quanto invece riguarda il mirino Edit e Otech, vediamo che abbiamo il puntatore Orizzonte, Gioielli, Corazon, Stencil, questo qui molto carino, però non vediamo praticamente nulla, vabbè. Il puntatore Alza per quanto riguarda il pacchetto Rock Party, il puntatore Cervello per gli zombies, il puntatore Occhio di Serpente per il pacchetto Viper, il puntatore Sfrigolio per il pacchetto Bacon. Infine abbiamo anche dei
puntatori per quanto riguarda il mirino ACOG, ACOG, abbiamo Tettoia, Diamante, La Flor per il pacchetto di Adiumertos, poi abbiamo Elevato per il pacchetto Graffiti, Allegria, Disco, Orda, Morso e Attacco di Fame. E infine abbiamo anche per il mirino ottica ibrida, il mirino ibrido, possiamo mettere assieme dei mirini, per esempio il mirino quello Mildote, Tettoia, Diamante, me li mostro comunque, ecco, sono i mirini per i vari pacchetti che acquisteremo. Possiamo acquistarne anche più di uno, anche nessuno ci obbliga a acquistarli, sono praticamente pacchetti cosmetici che ci consentiranno di abbellire le nostre armi. E niente, quelli che vedete adesso sono un po' dei video che mostrano le mimetiche, sono fatti sfortunatamente non da me perché non ho ancora avuto la possibilità di acquistarli dato che non ho soldi sulla carta, quindi fate un'offerta per T-Black Game e comprate il pacchetto. No ragazzi, sto scherzando. E il video comunque vi stavo dicendo li ho presi da youtuber inglesi, adesso ve li cito, sono Matrix, ossia Elie, e poi abbiamo T-Mart e infine Vicstar, naturalmente mi sembrava giustissimo citarli. E quindi io cercherò magari di portarvi un gameplay mio con queste mimetiche se nel caso l'acquisterò, ma probabilmente anche per PlayStation 3, non per Xbox, dato che comunque gioco maggiormente su PlayStation 3. Per ora non ho altro da dire, sinceramente un pacchetto che può essere utile è quello delle classi, che ho fra 10 classi in più ma non è fondamentale, e però voglio assolutamente che mi scrivate nei commenti qual è la mimetica, la vostra mimetica preferita, o quantomeno il vostro pacchetto preferito, quello che vi piace più in assoluto, quello che comprerete, oppure anche se non li comprerete, quello che vi piace di più. Verranno aggiunti successivamente anche su PlayStation 3 e probabilmente anche su computer, staremo a vedere naturalmente, quindi io vi invito a lasciare un super pollice in su a questo video, un super mi piace per il lavoro svolto, dato che sono appena arrivato a casa da scuola, io ho fatto i salti mortali per portarvi questo video, naturalmente ci impiegheranno anni per caricarlo, per caricarsi su YouTube, quindi vabbè, con la mia connessione lasciamo perdere. E niente ragazzi, mi pare che non ci sia più niente da dire, ricordatevi di scrivermi nei commenti il vostro pacchetto preferito, la vostra mappa preferita, il costo più o meno di tutti attorno ai 2 euro, dopo come avete visto ve li ho già elencati. E bene ragazzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, così da poter restare aggiornati sugli ultimi video. Qui T-Black Game, al prossimo video. Mamma mia.